Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Migranti, fuga a porte Empedocle, erano 520 in una struttura che poteva ospitarne 100. Di Maio ha detto inconcepibile non rispettare la quarantena. La Morgese dice militari per controllare i centri. La sindaca Ida Carmina del Movimento 5 Stelle aveva definito disumane le condizioni all'interno della tensostruttura. Non ci sono finestre, le temperature sono altissime, ma nei giorni scorsi i pattugliatori della Guardia di Finanza e della Capitaneria hanno portato altre 320 persone da Lampedusa. Intanto aumentano anche gli arrivi dalla rotta balcanica. Salvini al Senato senza mascherina, ha detto non ce l'ho e non la metto, e partecipa in una sala all'evento di Sgarbi che dice non c'è più Covid. Il convegno Covid-19 in Italia tra informazione, scienza e diritti riunisce filosofi, giornalisti, giuristi e medici, tutti contrari alla proroga dello stato di emergenza per la pandemia. Per il leader della Lega, viso scoperto anche nella stanza al chiuso, diventa l'occasione per ribadire la sua scelta di campo contro le misure di prevenzione. Io mi sono rifiutato di salutare di gomito, se uno mi allungo la mano gli do la mano, ha detto. Coronavirus, il convegno dei negazionisti in Senato, il presidente del Comitato delle Vittime ha detto che è uno sfregio ai morti e uno schiaffo ai parenti. Luca Fusco dice i media e soprattutto i politici vengono soprattutto nella provincia di Bergamo e vedano che nonostante la Lombardia abbia tolto l'obbligo della mascherina nei luoghi aperti, tutti i bergamaschi portano la mascherina. Fine vite, caso David Trentini, Marco Cappato e Mina Welby assolti. I giudici dicono il fatto non sussiste. Il PM aveva chiesto 3 anni e 4 mesi. Tesoriere e copresidente dell'associazione Coscioni sostenne economicamente attraverso l'associazione Soccorso Civile Trentini nella sua decisione. La militante lo accompagnò. Il giorno dopo entrambi si presentarono ai carabinieri di Massa per autodenunciarsi. L'avvocato Filomena Galla ha detto sentenza importante, un precedente per tanti malati. Fisco, Corte dei Conti dice che il piano del governo prevede riforma ma non spiega come, sia riduzione IRPEF con rimodulazione IVA. I magistrati contabili nella relazione presentata al Parlamento sottolineano che nel PNR mancano elementi essenziali per valutare la possibilità di una concretizzazione effettiva della riforma annunciata e consigliano una ricomposizione del prelievo tra imposte dirette e indirette, perché in Italia il peso dell'IRPEF rispetto al PIL è tra i più elevati e quello dell'IVA è invece tra i più bassi. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus in costiera sorrentina, cluster a Massa Lubrense, 4 nuovi positivi. Torna l'apprensione da Covid-19, 4 i casi registrati nelle ultime ore a Massa Lubrense. Mi sono appena arrivate dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL le risultanze di 4 tamponi effettuati nei giorni scorsi, scrive il sindaco Lorenzo Balducelli sul suo profilo Facebook. Purtroppo sono positivi. Si tratta di 4 persone tutte asintomatiche che sono già in quarantena. Si stanno effettuando i controlli dei contatti e già da domani verranno effettuati nuovi tamponi. Manteniamo la calma. Il caldo e il senso di rilassatezza generale hanno indotto molti a sottovalutare le regole. Sfortunatamente dobbiamo convivere con il virus, ma dobbiamo farlo con grande senso di responsabilità e grande attenzione ai nostri comportamenti. Purtroppo non è ancora finita. Faremo il possibile insieme alla nostra ASL per circoscrivere il problema, ma abbiamo bisogno della collaborazione responsabile di tutti. Omicidio o suicidio a Portici, accoltella la compagna docente universitaria e si lancia dal balcone di casa. Nella tarda serata Giovanni Fabrocini, 65enne porticese, ha colpito con diversi fendenti la compagna convivente Maria Dalgisa Nicolai, 58 anni, prima di lanciarsi dal balcone della sua abitazione al quarto piano al civico 216. Notizie dalla Puglia. Screening telefonici e tamponi agli agenti, le forze dell'ordine
in campo dopo il picco di contagi Covid, anche le forze dell'ordine in campo, come dicevamo, per lo screening anti-Covid sulla popolazione. E la novità presentata ieri mattina in Fiera del Levante durante la firma del protocollo tra Ministero dell'Interno e Regione Puglia, accordo che prevede, come ha ricordato il direttore del Dipartimento Salute della Regione, Vito Montanaro, un aiuto in particolare nel triage telefonico, ovvero nell'intervista al telefono, perché permette di identificare il possibile contagiato e della successiva ricostruzione della catena dei contatti. Il protocollo aggiunge poi un altro elemento: sarà possibile per gli appartenenti alle forze dell'ordine eseguire il tampone autonomamente senza che si faccia prima richiesta alla regione. Sono le azioni messe in campo, lo ha spiegato il governatore Emiliano durante l'incontro, per prepararci a fronteggiare la nuova ondata di coronavirus che arriverà in autunno. La certezza è che si eviterà un nuovo lockdown, perché abbiamo già visto gli effetti nefasti che ha avuto sull'economia pugliese. Bollettino coronavirus, contagi e decessi in Puglia e provincia di Bari, 27 luglio. Altri 3 casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a dirlo sono i dati del bollettino epidemiologico regionale aggiornato a ieri, lunedì 27. I test complessivamente effettuati sono stati 1052. Notizie da Treviso e dal Veneto. Tra i filari arriva il robot antipesticidi, salverà il prosecco grazie ai raggi UV. Un render del robotino inventato dalla startup trevigiana FreeGreen. Il prototipo sarà presentato ufficialmente a ottobre. Una startup di San Vendemiano ha inventato una macchina in grado di effettuare trattamenti senza l'uso di fitofarmaci. Zaia, cittadella della salute di Treviso, pronta per aprile 2021. Ha aggiunto il presidente: confermiamo anche la possibilità di iscrizioni per le nuove matricole alla facoltà di medicina a Treviso per l'anno 2020-2021. L'ultimo saluto a Max Varisco sulle note di Yesterday dei Beatles. L'ultimo addio è stato sulle note di Yesterday, il brano di quei Beatles che tanto amava, suonato dall'organo della chiesa. Ieri mattina in Duomo, che era pieno di gente e commozione, ha dato il saluto a Max Varisco, tradito dal cuore nella notte tra lunedì e martedì. Shopping night e controlli più severi, 2 nuovi casi Covid a Montebelluna. Lunedì 27 luglio c'è stato il vertice in comune per discutere sul futuro dell'evento. Servizi sociali per i ragazzini coinvolti nella rissa. Ci sono 2 nuovi casi Covid, uno relativamente giovane. Elezioni comunali: a settembre si vota in 5 comuni della Marca, non solo elezioni regionali, nelle date del 20 e 21 settembre 2020 ad Arcade, Castelfranco Veneto, Chiarano, Spresiano e Vidor. I cittadini saranno chiamati ad eleggere il sindaco e i consiglieri. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. L'autopsia confermate le cause della morte del piccolo Stefano. Nei prossimi giorni sarà ascoltato un bambino, unico testimone della tragedia avvenuta nel parco di Palazzo Coronini-Cronberg. Si è svolta ieri l'autopsia sul corpo del piccolo Stefano, il tredicenne precipitato a Gorizia in un pozzo per 30 metri mentre stava partecipando a una caccia al tesoro all'interno del parco di Palazzo Coronini-Cronberg. L'esame autoptico eseguito dall'anatomopatologo Carlo Moremeschi confermerebbe che il decesso sia dovuto ai traumi subiti dal bambino precipitato per circa 30 metri dentro il pozzo. I risultati dell'esame saranno disponibili entro 60 giorni. Nel frattempo il magistrato ha dato il nulla osta per i funerali della giovane vittima. Investe e uccide un motociclista, si costituisce a Udine. L'incidente era avvenuto nel Bresciano, ma il conducente era scappato nelle campagne. Si è costituito spontaneamente a Udine l'automobilista che aveva travolto un motociclista ed era poi scappato a piedi nelle campagne di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Il motociclista è morto dopo una notte in ospedale, mentre il conducente della macchina si è presentato alle forze dell'ordine nel capoluogo friulano, dove abitano alcuni suoi parenti. Colpito da un pannello, operaio in ospedale, infortunio nella zona produttiva di Fontana Fredda. È stato colpito da un pannello, un operaio è finito in ospedale. Infortunio sul lavoro, appunto, nella zona industriale Fontana Fredda, intorno alle 10:30,
per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della radiomobile della compagnia di Sacile, intervenuti sul posto insieme agli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria, e un operaio di 31 anni di Sacile è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un pannello. Le cause comunque sono in corso di accertamento. Carni a Armonie, più di un concerto al giorno, tutti gli eventi in programma da venerdì 31 luglio a venerdì 7 agosto. Carni a Armonie, più di un concerto al giorno, quindi Tu che m'hai preso il cuore dalla celebre romanza di Franz Lehár è il titolo del concerto di venerdì 31 luglio alle ore 20:45 al Teatro Candoni di Tolmezzo, con una grande formazione, la Friuli Venezia Giulia Orchestra diretta da Romolo Gessi e voci sopraffine come il tenore Max René Cosotti e Andrea Binetti, soprano Daniela Mazzuccato, un trittico di riconosciuti cantanti con l'orchestra regionale, insieme per un programma da operetta con brani scelti di Lehár, John Strauss, Lombardo, Stolz, Benatsky, per un appuntamento che vuole celebrare i 150 anni dalla nascita del compositore austriaco di origini ungherese, autore della Vedova Allegra e altri capolavori. L'uomo dei record, Checco Zalone, per il cinema Sotto le stelle, martedì 28 luglio torna sul grande schermo all'aperto del giardino Loris Fortuna Udine, Tolo Tolo, un appuntamento quello con Tolo Tolo nel segno della comicità e della leggerezza in totale armonia con la spensieratezza estiva. Sul grande schermo del giardino Loris Fortuna di Piazza Primo Maggio, martedì 28 luglio alle ore 21:15. Zalone è l'uomo dei record del cinema italiano, ma è anche e di più. Il successo del comico pugliese sta nel prendersi gioco del politicamente corretto e dei luoghi comuni, elementi chiavi della commedia all'italiana che hanno contagiato Paolo Virzì, che ha scritto questo film con Zalone. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.